Il critico d'arte e opinionista Vittorio Sgarbi, 63 anni, ha avuto un'ischemia del cuore che è stata risolta con un intervento di angioplastica. Lo ha riferito il direttore del reparto di cardiologia del Policlinico di Modena, Giuseppe Boriani, nel bollettino medico diffuso in mattinata. Il paziente è in buone condizioni, ha precisato il dottore, e dovrà rimanere a riposo alcuni giorni in cardiologia per la convalescenza. Dopo il malore accusato nella notte, mentre era in viaggio in auto da Brescia verso Roma, l'ufficio stampa ne ha dato notizia sulla sua pagina Facebook. In poche ore oltre 4.000 fan hanno scritto un pensiero di affetto, scherzando e giocando con uno dei suoi tormentoni. Vittorio, le auguro di guarire il prima possibile, deve restare nel nome della lotta alle capre. Si legge tra i tanti commenti. Il critico d'arte ha risposto alle migliaia di messaggi di pronta guarigione. Non sarebbe stato da Sgarbi andarsene all'altro mondo, al casello autostradale di Modena Sud. Capre, sono ancora qui. Questo è il suo annuncio all'in bocca al lupo via social, ricevuto da Davide Guido Pietroni. Poi, poco dopo, ha postato anche un video girato direttamente dal letto d'ospedale. L'operazione è riuscita bene, ha raccontato. Sono stato vicino alla morte. Ho provato un dolore abbastanza forte e ho pensato che passasse. Dopo mezz'ora ho valutato l'anomalia e ho detto al mio autista di uscire a Modena, dove c'è peraltro un policlinico dove sono in questo momento, con dei medici specializzati sulle cure del cuore. E arrivato al pronto soccorso, quindi hanno rapidamente fatto questa operazione per l'ischemia che avevo, quindi ho avuto l'intuizione giusta di fermarmi. Però mi hanno detto, se lei non si fosse fermato, entro mezz'ora sarebbe morto. E quindi andremo avanti, insomma. L'operazione è riuscita bene e adesso aspetto che la finiscano, lunedì ci sarà un'altra parte di operazione di cure e poi tornerò a rappresentarmi. Sgarbi era atteso venerdì nella città ducale, dove da assessore alla cultura e alla rivoluzione è in polemica con il sindaco Gambini per la scelta di coprire la fontana di Piazza della Repubblica con un albero di Natale d'artista, critiche che sono arrivate anche per il tendone da circo collocato nella piazzetta delle Erbe, un allestimento definito da Sgarbi una inutile bruttura e immorale, tanto da coinvolgere la sovrintendenza e minacciare le dimissioni se non dovessero essere rimossi.